Facciamo oggi un piccolissimo e veloce video tutorial riguardante essenzialmente la voce maschile. La voce maschile, in particolare parlo della voce maschile acuta, ovvero quella del tenore. Diciamo a livello informativo, oggi praticamente si è detto un pochino tutto. Si è detto tutto, ma non si sa fare tutto. Si è parlato e si parla continuamente sui social dei meccanismi vocali, il meccanismo M1, M1 mix M2, M2 mix M1 e così via. Analizziamo, e poi faccio da cavia per questa cosa, cosa succede alla voce del tenore procedendo dalle note gravi alle note acute. Diciamo che in linea di massima il tenore parte, è in grado di cantare anche un sol grave, che chiameremo sol 1, questo, e in acuto è in grado di arrivare a do, re, mi, sopra acuto, poi dipende dalla capacità che ha in sé il cantante. Proviamo adesso ad ascoltare, proverò ad effettuare un vocalizzo, lo effetto così, da seduto, senza importarmi troppo di avere una buona postura, ma anche perché nella mia scuola di pensiero in realtà si può cantare anche a testa in giù. Certo, perché nel momento in cui il mio strumento funziona in modo corretto, saprò anche in questa posizione trovare una maniera idonea per tirare fuori delle note, dei suoni. Allora, parto dalle note gravi, magari da questo sol. La mia laringe è molto abbassata, le corde sono molto ispessite e sto provando ad emettere queste sonorità qui. Per quello che riguarda la meccanica respiratoria, appoggio e sostegno, in realtà stanno lavorando abbastanza poco. Più che altro sto lavorando sull'appoggio per evitare di dare troppo fiato, creare troppa pressione sotto l'ottica. Cerco di mantenere la vocale abbastanza aperta. Le costole laterali le mantengo espanse lateralmente durante la fase espiratoria e molto gradualmente la parete addominale gradualmente lentamente rilascia il fiato. Sono ancora in M1. Lavoro ancora in M1. Ora piano piano qui sto cominciando a entrare, diciamo, nella parte realmente più interessante della mia prima ottava della voce, perché inevitabilmente dove ero prima, in quella zona molto molto grave, tendenzialmente non avevo molto suono. Sono note di estensione, ma sicuramente non di tessitura. Salgo un pochino. Sostegno stanno cominciando ad intensificare il proprio lavoro. Questo cosa vuol dire? Che mentre l'appoggio sta svolgendo il suo ruolo che io creo nel momento stesso in cui ho inspirato, questo allargamento delle costole, la parete addominale invece piano piano sta cominciando ad interagire maggiormente con il fiato. Ecco cosa vuol dire poi cantare sul fiato, ok? Seppure a livello articolatorio comincio a creare una maggiore ampiezza del vocal tract sopraglottico. Ora salgo di un tono. La cosa qui comincia a diventare interessante perché mi sto avvicinando a quello che poi chiameremo M1 mix M2. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che adesso da questa zona in poi comincerò ad avere esigenza di un cambiamento, che non è in realtà un vero e proprio cambiamento, ma è solamente un adeguamento della posizione, delle diverse posizioni, dell'equilibrio pneumofono-risonanziale, che mi permetterà poi di continuare, di proseguire con la voce che all'ascoltatore sembrerà una voce piena. La vocale è ancora aperta, come si è potuto sentire. Ho cambiato completamente la posizione del vocal tract sopraglottico, cioè ho cominciato a utilizzare molto di più le labbra al fine di creare
di predisporre il mio strumento all'emissione di quel fa naturale che nel mio caso rappresenta l'inizio di una nuova zona della voce. Vado su un sol. Ecco, ora per collegare questo suono alle note di giù ho dovuto procedere sempre verso questo tipo di cambiamento. Le costole mantenute ben allargate lateralmente, la parete addominale che invece lentamente e gradualmente ha fornito l'energia necessaria per emettere questo tipo di suono. Salgo ancora. Ora qui la bemolle. La naturale. Procedendo ancora verso l'alto, nella voce del tenore, un'altra cosa deve cominciare a cambiare su questa zona. Mentre qui mi trovo fermamente in M1 mix M2, che vuol dire che sto cantando con la voce sicuramente piena, utilizzando il registro pieno, quello con il quale io parlo, però sto attivando quelle muscolature o quella muscolatura che in realtà mi permetterà di allungare le corde vocali esattamente come se volessi andare in falsetto, come se volessi fare... Ecco il falsetto. Ora, per cantare in voce piena io devo mettere insieme queste due cose, cioè queste due attività muscolari. Quindi le corde mi si devono allungare come per il falsetto, ma devono rimanere addotte con un corretto tempo di contatto per far sì che abbia la voce piena. Ma superata questa zona nella voce del tenore, diventa interessante capire come il rapporto tra i muscoli tensori delle corde vocali si invertirà. Non avrò più, da questo momento in poi, M1 mix M2, comincerò ad andare incontro a quello che chiameremo M2 mix M1. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che utilizzerò maggiormente i muscoli del falsetto, che qualcuno insomma ama anche chiamare i muscoli cricotiroidei, in una percentuale maggiore al muscolo della voce piena. Come faccio a fare quello? Con un qualcosa che mi sembrerà inverosimile, ovvero abbasso tendenzialmente il volume della voce, stabilizzo l'emissione sempre attraverso appunto l'utilizzo delle labbra e cerco proprio l'idea del falsetto, diventerà... Salgo ancora sul Si naturale, dove sono sempre in M2 mix M1. La posizione articolatoria, non so se si è potuto vedere, millimetricamente si è allargata orizzontalmente. Perché? Perché in realtà utilizzando più il muscolo estensore della mia voce, appunto il cricotiroideo, questo ha le sue diverse, diciamo, attività, anche quello di sollevare la mia laringe. Quindi una posizione un po' più sorridente che mi comporti un accorciamento del vocal tract sopraglottico mi consente di produrre in maniera abbastanza agevole questi suoni che io sto cercando e sto pensando esattamente come un falsetto. Vediamo il cosiddetto do di petto, che quindi avete capito essere inesistente nella didattica della voce, cioè un termine improprio, diventa questo. Ed ecco l'emissione del do 4, che è considerato anche nel canto lirico tra le note più impegnative, insomma, della voce di tutti noi, ma anche assolutamente nel cosiddetto nel repertorio del canto moderno. Grazie.